Salvare un ambiente è ancora possibile e i Lions ci provano attraverso un'opera di sensibilizzazione legata ad un preciso progetto denominato le 4 R. Sono le R di recupero, riciclo, riduzione e riutilizzo. Da anni si promuove questo progetto soprattutto da parte dei Lions meridionali, dai quali è partita l'idea nel 2015, poi abbracciata da tutti i 17 distretti d'Italia diventando service nazionale. Le 4 R hanno fatto tappa a Vibo Valentia con un incontro nell'istituto professionale Enrico Gagliardi, quello che comunemente chiamiamo l'alberghiero, un'occasione per affrontare il tema dello spreco alimentare con gli studenti che si stanno formando proprio nel campo della ristorazione e dell'accoglienza turistica, attraverso la relazione di Sergio Esposito, responsabile distrettuale del service, che ha posto l'accento sulla necessità di dedicare maggiore attenzione alle tematiche ambientali. È un momento difficile dove l'ambiente ha bisogno dell'essere umano. Gli esseri umani sono i giovani, noi abbiamo scelto la scuola perché crediamo che la scuola sia la parte migliore, la parte più importante che possa promulgare verso il futuro migliore nei loro confronti, avendo queste nozioni che noi gli andiamo a dare e quindi a convincerli che l'ambiente è un fatto serio e va rispettato. Al termine dell'incontro un questionario dove i ragazzi stanno dando delle risposte precise. Sì, sono 12 domande, che c'è cioè un poco tutto, come piantare gli alberi, conoscere un'auto ibrida, pulire un fiume. Ebbene, i ragazzi rispondono al 70%, 72% che vogliono fare un ore d'ambiente nella scuola. Noi come Lions ci stiamo proponendo nei confronti dei provveditori di Calabria, Campania e Basilicata affinché ci sia quest'ora di ambiente nella scuola, ma dirò di più, io col provveditore a Salerno ho già anticipato che mi farebbe piacere pure educazione civica e perché no la religione, perché ognuno ha la sua religione, però la nostra deve essere la prima ad essere rispettata.